Nuovo video! Da quant'è che non faccio un video? Tantissimo! È solo che è stato un periodo un po' così. Allora, Alessandro è stato male 2 settimane, per cui per 2 settimane ho avuto solo da pulire vomiti e stare insieme a lui, insomma, le solite cose che fanno le mamme quando i loro bimbi stanno male. Poi stanno facendo i lavori fuori casa, stanno praticamente rifacendo la facciata del mio condominio, per cui c'è sempre rumore di trapani, seghe, chi più ne ha più ne metta, per cui durante la settimana è impensabile girare un video. Inoltre non avevo tantissima voglia e non mi sentivo tanto ispirata a girare dei video, per cui ho avuto un momento di blocco, capita un po' a tutte, mi sa. Comunque, finalmente questo weekend sono un attimino più tranquilla. In questo video vi voglio mostrare alcuni prodotti make-up e beauty che ho comprato in quest'ultimo periodo perché, essendo passato un po' di tempo, ne ho accumulati un po' e ve li voglio mostrare. Voglio ringraziare tutte le mie amiche e le ragazze, youtuber, ragazze di Instagram che mi hanno comunque sempre supportato, mi hanno spronato a riprendere a fare i video. Ringrazio tantissimo Magali, che mi è sempre stata vicina, mi ha sempre detto: "Dai, mi mancano i tuoi video." Eleonora Conti, Fancy Mistake, anche lei mi ha scritto tantissimo e mi ha invogliato a riprendere a fare video. E insomma, tutte le ragazze che mi hanno scritto, grazie, grazie mille, mi avete fatto tornare la voglia, quindi eccomi qui. Allora, iniziamo subito con gli acquisti che ho fatto in questo periodo. Inizierei subito con Kiko, ho preso 3 cosine da Kiko. Allora, ho ripreso il mitico e inimitabile Leva Smalto, che è questo qui, che è quello lì famosissimo nel quale si infila il dito. E io lo adoro, l'ho già finito una o due volte, passata una moto tra l'altro. Ho già finito una o due confezioni di questo leva smalto e io lo adoro, cioè è il più comodo di tutti. Da quando l'ho scoperto mi cambio lo smalto molto più di frequente perché, diciamoci la verità, togliersi lo smalto è una rottura. E invece con questo metodo ci va veramente pochissimo e lo smalto si leva tutto. Io avevo provato un altro leva smalto simile a questo, con la stessa confezione di Essence, se non sbaglio, e non mi era piaciuto per niente. E infatti sono poi ritornata a questo qui di Kiko. E nulla, vabbè, lo conoscerete tutte, per cui ho acquistato questo. Un'altra cosa che ho acquistato da Kiko è un rossetto che mi sa che era di questo inverno-autunno. Ed è questo qui, il numero 12 Unlimited Stilo. La confezione della scatolina è così. Il colore è stupendo. È un violaceo mattone. Poi ve lo faccio vedere nel dettaglio. E il colore è stupendo. Peccato che quando applicate questo rossetto, poi, cioè, si secchi tantissimo, ma tipo che poi è difficile proprio toglierlo, cioè vi rimane proprio tatuato sulle labbra, ma non è bello, nel senso che è proprio fastidioso, una sensazione fastidiosissima. Ho provato anche a metterlo con sotto un bel po' di burro cacao, ma no. Infatti, la commessa mi diceva: "Magari ce ne sono altri un po' più idratanti." Io: "No, io voglio questo perché il colore effettivamente è fighissimo." Peccato che non mi piace tanto come mi sta sulle labbra a livello di sensazione. E poi ho preso un matitone della nuova collezione, questa qua, che credo sia quella estiva, primaverile. Ed è questo matitone qui che si sta vedendo tantissimo in giro, questo genere di matite. E questo invece mi piace molto. È bello questo colore qui. Non so se si vede da lì. Comunque è un rosa
Un rosa antico, no, non lo so, comunque questo colore qui. E mi piace anche come sta sulle labbra, molto, molto neutro da tutti i giorni. Bello. Da Kiko, finito. Cioè, ho preso queste tre cose. Poi sono andata all'evento Benefit per il lancio del nuovo mascara, famosissimo, il Roller Lash. E mi hanno dato questa bustina qui con dentro un po' di prodottini mini size. Allora, vabbè, innanzitutto ho acquistato il mascara Roller Lash. Allora, innanzitutto la confezione cos'è? Cioè, ne vale la pena comprarlo solo per la confezione perché è fighissimo con questo bigodone qui. E nulla, ero indecisa se acquistarlo all'inizio perché quando era uscito il mascara, come si chiama? The Real, mi era piaciuto, ma non esageratamente, cioè non mi aveva esaltato. Questo qui, quando l'ho visto applicato durante la presentazione, cioè, è stata la fine perché me ne sono innamorata ed effettivamente è un buon mascara che funziona e fa quello che promette. Nel senso che incurva tantissimo le ciglia, cioè fa proprio l'effetto del piegaciglia, cosa che io non ho mai utilizzato perché ho le ciglia cortine, per cui già è difficile andarle a pescare col piegaciglia e poi quando riuscivo a pescarle, non è che me le incurvasse chissà quanto. Invece, questo mascara fa proprio quel lavoro lì, perché andando a prendermele cioè dall'attaccatura, mi va a incurvare benissimo le ciglia. È fighissimo, mi piace tantissimo. Non mi piace dare troppe troppe ma mani di questo mascara perché poi mi diventano le ciglia un po' a ragnetto. Però, vabbè. Non ne do 500, ne do 2 o 3. È bello. Quindi questo acquisto buonissimo. E appunto, poi c'è andato questo sacchettino con dentro dei prodotti tipo campioncino. Allora, uno è il The Real Push Up Liner che non ho ancora utilizzato ed è l'eyeliner, quello lì con la punta tagliata. Non lo so. Non lo so se mi piacerà questo eyeliner, perché io sono un po' impedita a dare l'eyeliner, cioè ormai ho il mio fisso della e.l.f. che ho imparato a usare e so usare solo quello, però comunque lo proverò, mi incuriosisce molto come prodotto. Poi c'è un campioncino della cremina contorno occhi It's Potent Eye Cream, che ho già utilizzato e mi piace tantissimo, infatti sono contenta perché l'avevo finita, almeno me la utilizzo di nuovo. Poi campioncino di Porefessional, il primer che minimizza i pori, questo lo adoro, l'ho usato, lo sto usando e lo userò per sempre perché mi piace tantissimo. E tra l'altro, essendo piccolo così, è comodissimo da portarsi in giro, da tenere in borsetta. E ultimo campioncino del fondotinta Hello Flawless. Questo qui lo conosco già perché ce l'ho in versione grande, per cui bello, sono contenta. Tutti i prodottini utili che continuerò ad utilizzare. Poi sono passata da uno dei negozi che preferisco in assoluto nell'universo, che è Melissa Erboristeria. Ormai la conoscerete tutti perché è un negozio stupendo e tantissime ragazze, anche non di Torino, acquistano da Melissa. Cosa c'è, Gianluca? Niente, c'è Gianluca che non si fa i fatti suoi e si deve intromettere nel mio video. No, ha messo in punizione, poverino, no. Allora, dicevo, sono andata da Melissa Erboristeria, che è uno dei miei negozi preferiti in assoluto. Poi, vabbè, Valeria io la adoro perché è un amore. E cosa ho comprato? Ho comprato questa crema contorno occhi che mi ha consigliato la mia amica Martina, che ha il canale Cosmetic.
Di lei mi fido tantissimo perché, a parte, abbiamo la tipologia di pelle molto molto simile, per cui mi fa sempre piacere sapere che cosa usano le ragazze che hanno il mio tipo di pelle. Ecco, Gianluca mi ha portato sfortuna e mi si è bloccata la videocamera. Quindi stavo dicendo che il primo acquisto che ho fatto da Melissa Herboristeria è questa crema contorno occhi di Cartier, farei, che mi ha consigliato Martina del canale Cosmepic. Io e lei abbiamo una pelle molto simile, per cui mi fa sempre molto piacere sapere che cosa utilizzano le ragazze che hanno la pelle simile alla mia. Lei mi ha detto che questa crema è molto molto buona, anche Valeria di Melissa Herboristeria me l'ha consigliata. È una specie di mousse, è una crema molto molto densa. E infatti la sera me ne metto magari un po' di più e durante il giorno me ne metto proprio una puntina perché è bella nutriente come crema. Dentro cosa c'è? Argan e rosa. Io la sto utilizzando da poco, però mi sta piacendo tantissimo. Tra l'altro, ha la pompettina così, per cui mi trovo anche bene nel dosaggio del prodotto. Quindi questo è il primo acquisto che ho fatto. Ho poi acquistato due altri ombretti per la mia palettina Nabla, che sono, adesso di là non li vedrete, ma poi ve li faccio vedere nel dettaglio, uno e due. Allora, questi due si chiamano Rust, quello un po' più chiaro, mentre Tribeca, quello un po' più scuro. Io devo dire che non avevo mai utilizzato su di me colori tipo rame, questo genere qui, ma ci sono rimasta perché mi piacciono tantissimo, cioè mi sta proprio bene come colori, mi stanno proprio bene non so, con i miei capelli, la mia tipologia di occhio, di viso. Sono dei colori che mi piacciono un sacco, non l'avrei mai detto, invece spettacolo, troppo contenta. Poi Valeria ci ha regalato sia a me che a Martina questa confezione di pennellini piccolini da borsetta di Real Techniques, cioè a parte che sono un amore già solo da guardare e poi sono troppo comodi perché veramente io in borsa non mi porto mai i pennelli perché sono lunghi così e non mi sembra il caso, invece con questi qui evviva. Me li porterò sempre con me. E poi cosa ho preso? Sempre della marca Cartier, quella lì del contorno occhi, ho preso questa maschera all'argilla rosa con aloe vera. Niente, me ne hanno parlato bene tantissimo diverse ragazze e non vedo l'ora di utilizzarla perché mi piace provare le maschere. Non ho sempre tempo di farle, però quando le faccio effettivamente mi sento bene, mi sento meglio. E ok, poi mi ha dato dei campioncini di Alchemilla, che è un marchio che io adoro tantissimo. Tra l'altro adesso di Alchemilla ho visto che è uscito l'igienizzante per le mani classico, quello tipo di Amuchina, però di Alchemilla, quindi sarà buonissimo, non vedo l'ora di provarlo. E niente, dicevo, come campioncini Valeria mi ha dato la crema corpo Ipnosi, non mi ricordo se l'ho già provata questa, forse sì, e il balsamo Cedro e Finocchio. Bello, mi sono contenta perché gli shampoo e i balsami di Alchemilla, lo sapete, mi piacciono un sacco. Poi, domenica scorsa, ero un po' giù di morale. E mi è venuta la fissazione di fare un ordine su Neve Cosmetics perché principalmente avevo finito la mia matita vino, la matita che io uso sempre, infatti ce l'ho su anche adesso, che noiosa che sono. Tra l'altro, lo so che è un colore invernale, autunnale, ma chi se ne frega, è un colore che mi piace tantissimo, quindi io non rispetto per niente il discorso d'inverno metto dei colori, d'estate ne metto altri, quasi mai io rispetto questa regola, poi non è una regola, però io questa matita la metterò anche ad agosto. Comunque,
In realtà io questi prodotti avrei potuto comprarli da Melissa Erboristeria, però quando mi fisso che voglio comprarmi qualcosa, in quel momento me lo devo comprare in quel momento, per cui non ho aspettato di andare da Melissa e ho fatto un ordine su Neve Cosmetics, che poi tra l'altro sono velocissimi a spedire, per cui non ho dovuto neanche aspettare chissà quanto per ricevere i prodotti. Allora, vi dicevo, prima cosa che ho acquistato è stata la matita vino, che boh, penso sia in assoluto la matita che io ho usato di più nella mia vita. Poi ho preso la mini size di questa cipria in polvere libera che si chiama Cannes, che è una cipria che io ho già utilizzato e ho già ancora, cioè ho ancora un po' nel pottone, nel pottino. E niente, ho preso una ricarichina perché la sto finendo e mi piace molto, quindi ho preso questa. Poi, allora, io facevo il filo a questa palette da un secolo, cioè veramente, ogni volta che andavo sul sito di Neve Cosmetics la guardavo e poi la lasciavo lì. Stavolta ho detto basta, mi compro questa palette ed è la palette blushissimi con dei blush che proprio ciao, stupendi. Ci sono tantissimi colori, guardate che bella. Guardate che colori pastellosi. Io adoro tutti i colori di questa palette. Forse quello un po' meno che mi esalta un po' di meno è questo qui, ma perché è un po' non brillantino, però avete capito. Mi piace perché ci sono delle terre con le quali posso, volendo, andarmi a fare un po' di contouring. C'è questo illuminante bellissimo e ci sono questi blush stupendi, cioè dal rosa forte, c'è questo albicocca, c'è questo rosa un po' più baby. Insomma, siccome io sono invasata di blush con questa palette, sono tranquilla per un bel po' di tempo perché ha proprio tutti i colori che piacciono a me e che potrei voler utilizzare. E non ho preso nient'altro da Neve Cosmetics. Mi hanno poi loro dato un omaggio di questo ombretto Lime Light, che è un verde lime. Sinceramente non so se lo utilizzerò mai, però siccome sono molto belli gli ombretti di neve, sicuramente proverò ad utilizzarlo in qualche modo. Ultimo sacchettino, questo qui di Lush, dove ho preso tre cosine che ora vi mostro. Allora, uno è uno shampoo solido che è questo qui ed è il Gin Tonic. Non ho mai provato gli shampoo solidi, devo dire la verità, però ne ho sentito parlare molto bene. Tra l'altro lo trovo comodissimo da portare tipo in viaggio. Se siete in viaggio, se dovete prendere l'aereo, questa è la soluzione migliore perché non è liquido, quindi non vi fanno storie assolutamente. Comunque io di aerei non ne devo prendere. L'ho preso giusto perché ero curiosa di utilizzarlo, non l'ho ancora utilizzato, però già il profumo lo adoro perché sa proprio di limone fortissimo. Poi sembra un po' un macaron. E nulla, vi farò sapere quando inizierò a utilizzarlo se mi trovo bene. Un'altra cosa che ho acquistato e che non avevo mai provato, anche se tutte la usano, ed è la mascherina Piperita. E boh, famosissima maschera, non l'ho ancora utilizzata e sono proprio troppo curiosa. L'ultima cosa che ho acquistato è un balsamo, un olio da massaggio, che è questo qui a forma di cuoricino, con dentro dei pezzi di cioccolato fondente e sa di cioccolato perché mi sa che è fatto tutto di burro di cacao. Mi ha fatto venire voglissima di acquistare questo olio da massaggio Sistiana, che io adoro e seguo sempre. E nulla, mi ha fatto proprio tornare la voglia di provare questo olio da massaggio che già avevo comprato in passato. E quindi niente, me lo sono preso e ogni tanto me lo passo tra le mani e nulla, me le ammorbidisce un sacco e me le idrata.
Ho finito tutto. Vi ho fatto vedere tutto? Sì. Vi ho fatto vedere tutti gli acquisti, beauty e make-up di quest'ultimo periodo. Che dire, è volato questo video. Cioè, ho fatto tutta una tirata, che bello. Quindi non dovrò neanche fare troppi tagli. Nulla, io sono contenta di aver fatto questo video, ne avevo proprio bisogno, così poi almeno metto anche a posto tutta questa roba. E niente, spero vi sia piaciuto e vi mando un bacione a tutte quante. Grazie ancora di tutti i messaggini, i commenti su Instagram che mi avete lasciato in questo periodo. E nulla, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Riding through this world all alone. God takes your soul, you're on your own. The crow flies straight.